A Milano i senza tetto sono 2637. Nel 30% dei casi si tratta di italiani. Andate a prendere una coperta. Te la diamo noi. Ottimo. Sono ancora in ciabatte senza casa. Siamo con un gruppo di volontari della Croce Rossa. Ogni notte d'inverno pattugliano la città alla ricerca di clochard in difficoltà. Ed è proprio in questo giro che incontriamo Roberto e Luisa. Febbraio del 2009, se non dico una cazzata, vado a lavorare la mattina e l'amministratore delegato mi fa: non mettere in moto il camion, non toccare la merce perché la ditta non esiste più. Ci ho rimesso lo stipendio, ci ho rimesso la liquidazione, poi si fa buon viso a cattivo gioco, metti il culo in terra, chiedi l'elemosina, metti da parte, c'ho il cartello qui con scritto la tua moneta non è sprecata. Forse si è infilato un marocchino ubriaco nel mio sacco a pelo. E è successo un casino. Cioè mi ha toccato attraverso i vestiti, però. E questa è la guerra fra poveri, purtroppo è una realtà anche questa. Nei mesi più freddi dell'anno, la stazione centrale, che prima era il rifugio di molti senza tetto, è stata chiusa da cancelli che adesso, la notte, gli impediscono di entrare. Nello stesso periodo il comune ha pubblicato un bando. Le famiglie che accetteranno di ospitare in casa un profugo riceveranno 350 euro. Ma è stata la scelta del comune di escludere gli italiani in difficoltà la causa delle critiche che sono piovute sulla giunta Pisapia. Verrà presentato nei prossimi giorni un modello analogo per le famiglie sfrattate dei milanesi. Non è che non facciamo niente, certo è che non facciamo probabilmente tutto quello di cui c'è bisogno, e per questo però chiediamo, anche senza piangere, però chiediamo allo Stato da una parte di essere molto più deciso, perché il tema delle povertà non può essere lasciato tutto sulle spalle delle città. E se l'assessore promette di aiutare anche gli italiani in difficoltà, per adesso la situazione resta questa, con la stazione chiusa e senza tetto per strada. Per i clochard c'è una sola alternativa: rivolgersi al centro di aiuto. La notte di ieri 1930 persone sono state accolte nei nostri centri di accoglienza. Il totale dei posti di accoglienza messi a disposizione sono 2000. Da quanto tempo dormi fuori? Da una settimana. Allora, noi possiamo darti, proporti un posto per dormire da oggi. Vedrai che è una situazione di emergenza, non è una casa, non è un hotel. Domani mattina alle 7:30 devi uscire. Le persone che si presentano al centro di aiuto per chiedere un posto letto vengono mandate al mezzanino, un corridoio della metro che la notte viene allestito a dormitorio. I più fortunati riescono ad entrare in un centro di accoglienza come quello di Via Pollini, gestito dai City Angels. Ci sono anche italiani tra i vostri ospiti? Circa il 30% sono italiani. Non è il classico clochard della strada, ma spesso sono persone che hanno avuto prima una vita agiata, che hanno perso tutto e si sono trovati nei nostri centri. E uno degli italiani che ha perso tutto è Francesco, ex operaio qualificato, a 60 anni, si è sentito dire: sei troppo vecchio, perso il lavoro, ha perso la casa e infine anche la famiglia. Non sapevo neanche che esistesse una struttura del genere. C'è anche qualche ingegnere qui dentro, e si trova in questa situazione, non ne esce fuori. Qualcuno si è già arreso, ragazzi di 40 anni, 50 anni, non ne frega più niente. Qualcuno anche in divisa mi ha chiamato anche barbone. Un barbone è quello che si è già buttato, è uno zombie, quello che si è buttato via. Non mi sembra che io sono una persona che mi sono forse buttato via. Tu quando hai perso il lavoro, hai perso la casa, hai perso anche la tua famiglia, cosa è successo? Vorrei non parlarne. Così come Francesco, anche lui, dopo aver lavorato per anni nei mercatini, a 60 anni ha perso tutto. Oggi le tette sono chiuse, i dormitori sono aperti. Lo Stato ti annienta, ti toglie la dignità. Ed è così che la rabbia di chi non ha più niente si scaglia contro gli immigrati. Io vengo, guarda, stamattina da mia cugina a Quartogiaro, è rimasta l'unica italiana. E noi italiani siamo nei dormitori, capito? Cioè lo Stato, alla fine, non è che abbandona, ti istiga ad ammazzarti.
Lasciamo il centro, ma il nostro viaggio non finisce qui. I più sfortunati vivono nei palazzi abbandonati come questo. Per parlare con loro, aspettiamo il tramonto del sole. C'è spazzatura dovunque. Ci sono anche dei topi. Lì c'è una persona che dorme. Da quanto tempo dormi qui? Quasi 2 mesi. Un ragazzo marocchino che abita qui ci fa visitare i suoi 7 piani. Quante persone dormono qui? 30, 35. Quanti sono più o meno gli stranieri? Forse 8, 10 arrivano. Quindi gli stranieri sono meno degli italiani? Degli italiani, sì. È anche piuttosto pericoloso perché si può cadere da qui. Io abito qui. Qui hai la tua cucina, diciamo, dove... Diciamo, sì, una cucina. Questa è la camera da letto. Sì. All'ultimo piano incontriamo una coppia di ragazzi. Lui era un giardiniere, lei una parrucchiera. Adesso vivono qui. L'incinta. A che 3 mesi e mezzo. Siamo costretti a stare qua a freddo, chiedere e mangiare in giro. Lo Stato italiano fa schifo, ho vergogna di essere italiano. Fanno anche l'accoglienza, però dobbiamo pensare anche agli italiani. I soldi per gli africani ci sono, per gli italiani, noi che siamo nati in Italia, non c'è un centesimo. Ho voglia di veramente di togliermi la vita. Sono arrivato al punto di togliermi la vita, stavo parlando prima con lei. C'è che vita è?